Venuti qui a Belvedere e incontrata la signora Margherita, molti timorosi, reverenti del tempo che è passato, sono 40 anni. Molto sommessamente abbiamo chiesto se ricordava di questo avvenimento. Dico che è una delle memorie storiche, arrivo perché c'è super veloce nel tuo concetto. Alla signora Margherita volevo strappare un ricordo, se ce l'ha ancora. Catanzaro, è morto Lorenzo, lei riceve attraverso Auto Italiano la testimonianza di una messa di Natale. Catanzaro, noi abbiamo dedicato a tutti i ragazzi sportivi studenti a suo marito. Ci ha risposto su Auto Italiano dell'Etre, ma lei si ricorda? Ti ricordo che ha risposto io è stato lui. Allora tantissime cose belle, signora, grazie. Grazie di tutto. Grazie. Visto che ti sei bloccato nel tuo classico entusiasmo, sei stato colpito da quello che hai visto. Io ancora oggi provo emozione e commozione. Beh, io nel 67 avevo 9 anni, però erano gli anni in cui cominciai ad avvicinarmi all'automobilismo, per cui mi ricordo benissimo della scena di Bandini morto bruciato purtroppo a Monte Carlo, così come mi ero ricordato di Giunti. Solo tu riesci a farci vivere questi momenti. Io ti ringrazio, però questo per dimostrare a tutta la Calabria, se vogliamo, ci sono molti amici che mi apprezzano, amano la mia passione, perché animati della stessa passione. Ma non dobbiamo confondere, ecco, su Di Giri non è un'opera casuale. Io vorrei ribadirlo perché siamo ancora reduci dalle fatiche, adesso parleremo con tutti i nostri ospiti, reduci dalle fatiche dell'Eventino tre giorni e ancora non abbiamo recuperato. Su Di Giri non è un caso, è un'espressione di passione, come tale deve essere rispettata, ma come bene primario della cultura sportiva di una regione. E io non finirò mai di dire che ci sono alcune persone fuori posto che sono arrivati come istrioni in questo sport, semplicemente per scopi diversi da quelli che hanno animato la nostra vita. Grazie.